Oggi parliamo di dimmer e vediamo come è cambiato negli anni questo modo di concepire la variazione della luminosità. Sebi Torrisi, Creative Solutions. Variare e regolare la luminosità delle nostre luci è una possibilità che ci permette di ottenere atmosfere particolari o configurazioni mirate utilizzando uno strumento, un apparecchietto che a volte è abbinato a un interruttore, a volte fa tutto lui, il cosiddetto dimmer. Fino a qualche anno fa dominavano le lampade alogene e per regolare la loro intensità si utilizzava il dimmer resistivo. Con questo sistema si riduce il voltaggio che arriva ai capi della lampada attraverso un potenziometro resistivo che provoca una caduta di tensione ai suoi capi, che viene sottratta però alla lampada con l'effetto della luminosità ridotta, ma con lo svantaggio che l'energia sottratta è trasformata in calore e dissipata dallo strumentino, per cui adesso non è considerato un sistema efficiente dal punto di vista energetico. Con l'avvento del LED cambia anche il sistema di concepire il dimmer per variare la luminosità nella lampada LED. Utilizzare un carico resistivo, se ciò fosse concesso, sarebbe un controsenso innanzitutto perché questo non è efficiente dal punto di vista energetico. Poi all'interno della lampada LED ci sta un circuitino che deve garantire una certa tensione di funzionamento per il LED e variare ai suoi capi la tensione per cercare di ottenere una luminosità diversa sul LED non è la scelta ideale perché non si ottiene questo risultato. Al di sotto di una certa soglia il LED inizierebbe a lampeggiare, quindi si avverte quella situazione sgradevole, e poi all'interno del range, diciamo, di funzionamento non si stabilirebbe una relazione lineare tra la posizione, diciamo, del dimmer di comando e l'intensità luminosa che si vuole ottenere. Qui in mano ho un dimmer, uno dei tipi di dimmer LED. Infatti la nuova tecnologia può essere anche la PWM, la Pulse White Modulation. Minchia, l'avrò detto bene? Una tecnologia che permette alla logica che sta qua dentro, sotto l'azione per esempio anche di un pulsante, quindi questo dispositivo quasi sempre è associato a un pulsante che, se viene tenuto premuto per breve o per lungo, ci permette di calibrare delle frequenti accensioni e spegnimenti al carico, quindi alla lampada LED, che vengono percepiti all'occhio umano come un'intensità luminosa diversa da quella quando forniamo una tensione costante ai capi della lampada. Non è detto che un dimmer LED su qualsiasi lampada LED ci faccia percepire l'intensità luminosa che varia. Potrebbe anche farci percepire un'intensità luminosa costante anche se noi lo variamo, quindi la lampada deve essere predisposta. Anche perché sotto poi una certa soglia di intensità calibrata da un dimmer, di solito al di sotto del 10-12%, la lampada inizia a lampeggiare, ma non perché la tensione è minore, perché appunto il circuito non è adatto, soffrirebbe di questo tipo di tecnologia, di questo treno di accensioni e spegnimenti, come una sorta di intermittenza veloce. Quindi la lampada LED deve essere predisposta per essere dimmerata. Un'altra soluzione dovrebbe essere quella che impiega la tecnologia a triac, quindi si utilizzano dei transistor particolari o con una configurazione particolare che con un segnale di riferimento ci permettono di giocare con la corrente alternata, credo fornita a ambo i lati, però non l'ho approfondito questo sistema e fatemi sapere se differisce di molto o meno da quello del PWM e se c'è qualcosa da aggiungere. Comunque sia, l'oggetto del video è che per pilotare una lampada LED, quindi un corpo illuminante LED, anche una striscia LED, va accantonato assolutamente il dimmer resistivo per i problemi che abbiamo detto. Qual è la morale? Che se abbiamo intenzione di convertire, di svecchiare un impianto e volerlo dimmerare, dobbiamo avere le idee chiare, puntare sulla qualità, perché si possono verificare situazioni sgradevoli come l'innesco dell'accensione anche quando il dimmer è messo a zero a causa della qualità del dimmer, della qualità della lampada o della condizione dell'impianto. Se questo è stato convertito, bisogna andare a controllare anche i pulsanti, perché molti dimmer adesso sono al lancio di fase, mentre i relè
erano al lancio di neutro quasi sempre, soprattutto i relè a tre morsetti. Adesso i modelli di dimmer LED più attuali ci permettono di pilotare anche lampade ad incandescenza, le lampade a risparmio, lampade o carichi con trasformatori elettronici, a patto che questi carichi siano predisposti per essere dimmerati. E per questo io torno a ripetere che se vogliamo un buon risultato sulla variazione della luminosità con la tecnologia LED, dobbiamo puntare sulla qualità sia dei carichi sia del dimmer. Tanti dimmer LED adesso ci permettono di avere, oltre la connessione cablata, quindi essere gestiti tramite pressione più o meno lunga del pulsante, avere effetto memoria, essere programmati, quindi averne accesso, ad esempio, tramite un'interfaccia Bluetooth, ed è il caso di questo dimmer. Ne ho un altro che si integra tramite il protocollo Z-Wave con un sistema smart home. Possiamo anche ignorare questa funzione e si occuperà solamente l'installatore di configurarla e adattare la curva migliore di risposta tra il comando d'ingresso, quindi l'intensità che si vuole dare, e ciò che ci deve dare come risposta il carico luminoso, perché potrebbe esserci un'efficienza maggiore, per esempio dal 10% in poi, quindi quando si preme il pulsante l'intensità luminosa parte in maniera proporzionale dal 10% in poi. Insomma, ce n'è per tutti e di tutti i gusti. Potrebbe esserci un piccolo contro riguardo la vita delle lampade LED. È vero che viene garantito un elevato ciclo di ore di lavoro, però la dimmerabilità delle lampade LED, il fatto che queste subiscono all'ingresso questo treno di accensione e spegnimenti, potrebbe ridurne la vita. E il fatto che continuamente escono dei modelli con gradazione, con temperatura del colore diversa, potrebbe poi a lungo andare, durante la sostituzione, farci percepire delle differenze, per esempio quando ci sono tante lampade LED vicine. Quindi, se abbiamo questa intenzione, facciamo qualche sacrificio in più, facciamo una bella scorta di lampade LED. E torno a ripetere, puntiamo sulla qualità. Questo quindi deve essere un buon motivo che, se non siamo ferrati della situazione, evitiamo di avventurarci, di diciamo agire con autonomia o solo per sentito dire. Infatti questo video è da ritenersi puramente informativo e vi invito a rivolgervi a personale qualificato, comunque che abbia esperienza, e allo stesso tempo, se deve riadattare un impianto elettrico, che lo possa fare mantenendo o riaggiornando la conformità dell'impianto stesso, perché ovviamente con la validità dell'impianto, quindi con la sicurezza, non ci scherziamo. Il dimmer resistivo, abbiamo detto come funziona. Togliamo l'alimentazione e facciamo un attimo, forziamo, diciamo, l'errore che si fa di andare a montare una lampada LED sull'impianto dimmerabile, però di quello di vecchia generazione, e proviamo con una lampada LED. E quindi sono al massimo per un certo intervallo, nessuna variazione, perché il LED innesca anche con 150-130 volt, adesso non so di preciso a quanto siamo. Poi sotto una certa soglia inizia a lampeggiare, perché il circuito inizia a fare capricci e non so che durata avremo. Sono al minimo, quindi fluisce, si vede che fluisce una bassissima energia che innesca questo tipo di accensione indesiderata. Mettiamo una di quelle lampade LED a filamento. Mettiamo il potenziometro al massimo, do alimentazione, diminuendo l'intensità fino a un certo punto non vediamo nulla. Dopodiché, stessa cosa, quindi il LED lampeggia, a dimostrazione del fatto che il dimmer resistivo proprio in questa situazione non va. Andiamo dall'altro lato e guardiamo cosa succede con il dimmer PWM. Al dimmer PWM, che può essere inserito all'interno di una scatola di derivazione, viene associato quasi sempre un pulsante o una manopolina che può stare a bordo, oppure può anche essere, nel caso del pulsante, distribuito sull'impianto elettrico. Quindi avvitiamo una lampadina LED non dichiarata dimmerabile. Il dimmer calibra l'intensità con la pressione prolungata del pulsante. Poi ci sono varie configurazioni, con memoria, senza memoria, quindi nel caso in cui spegniamo e riaccendiamo si riparte dallo stesso livello di intensità. Per adesso teniamo premuto, quindi dovremmo vedere. Io l'ho lasciato perché siamo a una percentuale bassa, mi sono fermato lì, come se io volessi accendere il LED con una percentuale bassa. Adesso non so qual è, incognita. Dopo una certa soglia
la lampada LED funziona e riesco ad avvertire una certa calibrazione della luminosità, che non so se si vede alla telecamera, adesso è più bassa, però appena scende sotto una certa soglia, come vedete, lampeggia. Quindi il dimmer LED sì, non funziona come il dimmer resistivo, però se non abbiamo la lampada adatta possiamo avere un disturbo, anche persino un'accensione indesiderata a livello minimo. Togliamo questa lampada, stessa cosa credo che accadrà con la lampada a filamento LED, già inizia a lampeggiare, diamo un tocco per farla accendere. Di solito questi dimmer possono anche avere una funzione di auto apprendimento del tipo di carico che si ha per adattare la rampa di accensione. Spegniamo e vediamo che succede. Ecco, e come possiamo notare, in prossimità dei livelli minimi, quindi delle percentuali minime, questi LED lampeggiano. Tenendo premuto e cercando di raggiungere una percentuale, diciamo, media, il LED viene calibrato, però soffre nelle funzioni basse, e poi la calibratura della luce, dell'intensità, poi non è così ampia, perché velocemente poi è come se scappa praticamente l'intensità e si mette subito al massimo. Vedete, ho poco margine, quindi è il caso di provare con una lampada LED dichiarata dimmerabile. Proviamola, tocco breve, accensione della lampada che non porta, diciamo, fenomeni sgradevoli o negativi, spegnimento altrettanto avviene in maniera, diciamo, pulita. Vediamo, calibrazione mi porta a valori minimi per diminuire e portarmi proprio a valori prossimi allo zero luminoso. La lampada è ancora accesa, la spengo. L'escursione, tenendo premuto il pulsante, avviene in maniera, diciamo, lineare e in un certo senso proporzionale al dosaggio che do tramite il pulsante, senza fenomeni particolari. Questo dimmer relay mi permette anche di accogliere lampade ad incandescenza con la calibratura gestita nelle lampade LED. Chiaramente qui sto consumando di più, però se per esempio mi fermo a un livello minimo, l'energia che manca, che non illumina questa lampadina, questa volta non è dissipata sul circuito che gestisce questa logica. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo contenuto, se avete esperienza in merito, se avete qualcosa da aggiungere, ditemi la vostra attraverso lo spazio sotto il video dedicato ai commenti. Da Sebi Torrisi è tutto, io vi ringrazio e alla prossima.